Ed eccola qui la nuova Jeep Cherokee 2019, cambiata rispetto al modello precedente. Questo è un restyling nel frontale con l'introduzione di una nuova calandra, ma anche nuovi gruppi ottici che abbandonano la sottile linea a LED superiore che c'era nel precedente modello, che aveva fatto molto discutere, per fare posto a questi gruppi ottici più semplici nella forma ma non tanto nella tecnologia, visto che vengono adottati finalmente i full LED. C'è la telecamera di distanza, questo per andare a monitorare appunto la distanza del veicolo che precede. Questo attiva funzioni di frenata automatica in emergenza anche con i pedoni, ma anche il cruise control adattivo. 2002 turbo diesel, il motore non è quello della Giulia perché è un motore trasversale, questa è una piattaforma C-Wide, invece è il 2000 multijet portato a 2002, in questo caso con 195 cavalli e 450 Nm di coppia massima. Per quanto riguarda la zona posteriore, viene rivisto il gruppo ottico con l'introduzione della firma luminosa LED, anche in questo caso leggermente rivista nella forma, e poi una parte bassa anche qui di nuovo disegno, che però mantiene anche il terminale di scarico cromato, molto elegante ma allo stesso tempo anche sportivo, sottolinea la potenza di questo motore. 570 litri di bagagliaio, quindi 70 in più rispetto alla precedente versione. Come vedete c'è il frazionamento 60-40, volendoci anche il 40-20-40. Il tasto per aprire e chiudere il portellone è qui nella zona sinistra e non nella parte alta del portellone, questo va a vantaggio del pubblico un po' più basso. Galeazzi ne sarà contento. E poi ci sono due ganci, come vedete, per andare ad attaccare la vostra spesa eccetera. Una cosa che mi piace farvi notare è come qui sotto ci sia tantissimo spazio, veramente molto spaziosa, molto razionale nelle forme del bagagliaio, ma soprattutto pratica. Tipico il cicalino della chiusura di Chrysler e anche di Jeep. Andiamo a vedere come è fatta dentro. I materiali sono di ottima qualità, devo dire, bella al tatto la parte alta, bella anche la pelle nella zona centrale con la cucitura tono su tono, ovviamente un po' più rigida la plastica nella parte bassa. Si fa notare anche il disegno del sedile con una volumetria molto generosa, questo per ospitare tutti gli occupanti di tutte le taglie. Bella la finitura overland, mi piace anche questo poggiatesta che invece è molto più sottile rispetto al sedile stesso, questo proprio per andare a contrasto e creare un design molto piacevole. Abbiamo il motore, così vi faccio vedere anche la strumentazione nel suo pieno. Si fa notare qui nella zona centrale innanzitutto la presenza di una plancia molto voluminosa, dà un'idea di grande forza, ma si fa notare anche la presenza del nuovo sistema Uconnect 4 con Apple CarPlay ed Android Auto. Eccolo qui, ovviamente c'è la radio, il media, il clima, che può essere pilotato sia da qui dentro con dei tasti, appunto funziona a tasto, ma anche scorrendo. E poi è possibile andare a controllare anche i sedili, che possono essere riscaldati e ventilati, è possibile anche riscaldare il volante. C'è anche l'impostazione per quanto riguarda la telecamera posteriore, anche questa è una delle novità di questo modello. E poi si fa notare ovviamente la presenza del sistema di controllo lane assist, la vettura è in grado di rimanere all'interno delle carreggiate e qui c'è il tasto per attivare o disattivare la funzione. C'è ovviamente Apple CarPlay, Android Auto, ma questo ve l'avevo già fatto vedere. Poi c'è la possibilità di attivare direttamente, questa è una cosa tipica degli americani, potete attivare o disattivare lo schermo direttamente dal tasto. Tutte le funzioni di climatizzazione, direi quelle principali, sono riportate qui nella plancetta inferiore. Questa anche qui grande comodità da parte della progettazione americana, perché gli americani poi amano la praticità nelle loro vetture, ed è per questo che ad esempio ci sono questi scomparti molto semplici da raggiungere, all'interno del quale è possibile andare a stivare gli oggetti che usate tutti i giorni. Anche qui tanto spazio, come vedete doppio scomparto, ce n'è uno per le cose più veloci da recuperare, poi qui tanto spazio con due porte USB, anzi una porta USB, una davanti, una appunto all'interno di questo pozzetto, e poi il 12 volt. Vi faccio vedere anche come è fatta la strumentazione, un misto analogico digitale a colori, la parte digitale, l'analogico come vedete a sinistra contagiri, a destra tachimetro, e poi il volante è tipicamente multifunzionale, l'abbiamo già visto in altri prodotti di FCA, con in questo caso la possibilità di andare ad attivare il cruise control adattivo. Una vettura molto completa in termini di ADAS, c'è un po' di tutto davvero, è fatta molto bene questa segmento D, è fatta molto bene anche in termini di spazio, perché dietro ci si sta, perché appunto 2,70 m di passo vi permettono di prendere comodamente posto qui nella zona posteriore. Tenete conto che il sedile è regolato sulla mia posizione, come vedete nonostante il volume dello schienale avanzo anche posto per le gambe. Peccato solamente che il tetto in vetro
porti via un po' di spazio per la testa del passeggero posteriore, ed è possibile, come vedete, entrare in contatto anche perché si è seduti piuttosto in alto. Per quanto riguarda la zona posteriore, si fa notare la presenza del sistema di riscaldamento dei sedili, eccolo qui, e poi la presa, doppia presa USB per ricaricare cellulari, in più anche questa presa 220 volt per andare a ricaricare il vostro computer. Direi però che è arrivato il momento di guidarla, questa nuova Jeep Cherokee 2019 con la motorizzazione 2002 turbo diesel da 195 cavalli e 450 Nm di coppia massima. Andiamo a vedere come va. Ed eccoci al volante della nuova Jeep Cherokee 2019. La prima cosa che faccio è impostare il cruise control adattivo che è stato introdotto con questo modello. Ovviamente mantiene la distanza con il veicolo che precede, aumentando quella che è la sicurezza attiva. Si tratta di un aiuto alla guida di livello 2, come di livello 2 è l'assistenza al mantenimento della carreggiata. Come vedete, adesso ho mollato il volante, la vettura rimane all'interno della corsia e volendo può anche iniziare a fare le curve per voi. E questo è comfort, questo è aiuto nel momento in cui siete un po' distratti, è aiuto anche proprio in termini di guida fisica, perché la vettura inizia a girare il volante per voi e poi voi solamente dovete tenere le mani appoggiate sul volante e la Cherokee fa autonomamente la sua traiettoria. Si tratta di un modello notevolmente evoluto sotto questo punto di vista rispetto al passato. In termini di tecnologia arriva anche Apple CarPlay, arriva anche Android Auto, e quindi lo YoConnect propone qualcosa di più moderno rispetto al passato, qualcosa che è assolutamente in linea con quelle che sono le esigenze di questo segmento. È un sistema multimediale che anche senza Apple CarPlay, senza Android Auto, sarebbe comunque di buon livello. Vengono integrate moltissime funzioni all'interno relative alla climatizzazione, alla ventilazione dei sedili, al riscaldamento, anche del volante. È molto americana sotto questo punto di vista, perché viene privilegiata prima di tutto il comfort di bordo alla guida. Quindi appunto avete una seduta molto comoda, non è massaggiata ma è molto comoda, ventilata, e soprattutto direi che anche proprio la seduta del sedile è piuttosto larga e vi permette di macinare molti chilometri in, con grande comfort, con grande piacevolezza. Quindi tra gli ADAS, tra la seduta, tra la possibilità di regolare appunto anche la ventilazione, direi che l'abitacolo di questa Cherokee sa essere in linea con chi vuole fare, con chi ha esigenze di fare molta strada. E allo stesso tempo direi che anche il 2002 turbo diesel, che non c'entra niente con quello della Giulia, è un motore assolutamente in linea con quelle che sono le esigenze di questo modello. Fa da 0 a 100 in 8 secondi e 6, 8 secondi e 7. Ben abbinato con il cambio ZF a 9 rapporti, che ha una prima molto corta, allo stesso tempo ha una nona marcia molto lunga, e questo permette al motore di girare molto basso in autostrada, a tutto vantaggio appunto anche qui di quello che è il comfort di bordo. Solamente nelle fasi di accelerazione questo 4 cilindri fa sentire molto la sua voce. Come sentite, si sente molto il 4 cilindri all'interno dell'abitacolo, ma una volta stabilizzato il regime del motore praticamente non si sente nulla. E da questo punto di vista in FCA hanno fatto un grande lavoro per insonorizzarlo ancora di più rispetto al passato, proprio per, e lo ripeto, il comfort di bordo. Una Cherokee che è migliorata anche in termini di illuminazione, visto che abbiamo i fari LED che possono attivare ed attivare la funzione abbagliante. Una Cherokee che purtroppo pecca solamente nella presenza, anzi nella non presenza, degli ammortizzatori il controllo elettronico, ed è un vero peccato, perché soprattutto in questa variante Overland, ma anche nella Limited, in tutte le varianti 4x4 sono disponibili varie modalità di guida. Intervengono sullo sterzo, intervengono sulla ripartizione della coppia, sulla gestione della coppia tra l'asse anteriore e quello posteriore, ma purtroppo non c'è la possibilità di andare a regolare quella che è l'intensità di lavoro degli ammortizzatori, rendendo forse la vettura un po' troppo rigida nell'ambiente cittadino, ma allo stesso tempo un po' troppo morbida nel momento in cui andate a cercare la performance, nel momento in cui andate a fare delle curve con una discreta andatura. Si sente che la Cherokee pesa 1900 kg e soprattutto che è piuttosto alta da terra. Avesse un po' di compensazione da parte degli ammortizzatori questo telaio C-Wide, che conosciamo già molto bene perché è una derivazione di quello della Giulietta, probabilmente potrebbe esprimersi ancora meglio. Magari più avanti qualcosa si vedrà. Detto questo,
una Cherokee molto migliorata da un punto di vista tecnologico. Gli ADAS funzionano molto bene, avete visto, la vettura mantiene la corsia in modo assolutamente autonomo. Anche qui guardate, inizia praticamente da sola anche questa curva sulla sinistra, vedrete che, eccolo qui, il volante sta girando, ma è comunque meglio tenerlo in mano. E meglio tenerlo in mano, è obbligatorio tenerlo in mano, ma allo stesso tempo è molto migliorata in termini di multimedialità, e allo stesso tempo è migliorata anche in termini di estetica, perché sparisce un po' quell'elemento a LED nella zona superiore che ha fatto molto discutere. Qui questo design mette d'accordo un po' tutti, e soprattutto direi che è una vettura che sia per dimensioni che per tipologia è estremamente alla moda in questo momento, ed è assolutamente a fuoco all'interno del suo segmento grazie appunto a questo motore da 200 cavalli che offre il giusto compromesso tra quelle che sono le prestazioni ed i consumi. Eccoci qui, prova terminata, 43.000 euro il prezzo d'accesso alla gamma Jeep Cherokee 2019, 51.800 questa variante Overland, con tutto il possibile per quanto riguarda gli interni, tutto il possibile per quanto riguarda gli ADAS, tutto il possibile per quanto riguarda la potenza ed il sistema di trazione integrale Jeep con ridotte. Volendo è possibile avere anche la variante 4x2, costa un po' meno, vi portate a spasso meno attriti, la vettura consumerà sicuramente meno rispetto a questa 4x4 e offrirà anche prestazioni leggermente migliori. Per quanto riguarda il prodotto, direi che è assolutamente a fuoco per quanto riguarda il prezzo. Il miglioramento c'è stato, è stato anche evidente per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, ora si viaggia anche più confortevoli rispetto al passato, e anche la dotazione tecnologica direi che è assolutamente migliorata e pone questa Jeep Cherokee assolutamente a livello delle migliori competitor nel contesto dei segmenti D all'interno della quale va a posizionarsi. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it, e ringraziarvi per il tempo che ci dedicate, la vita è preziosa e siamo davvero felici che decidiate ogni volta di passare qualche minuto insieme a noi. Ciao!